Allora, vi mandiamo in onda queste lunghe interviste, che circa una ventina di minuti, che abbiamo tratto da Radio Articolo 1 sul nono anniversario della strage alla ThyssenKrupp di Torino. Il primo ad essere intervistato dai giornalisti di Radio Articolo 1 è Antonio Bucuzzi, oggi parlamentare, ieri uno dei lavoratori che scampò quasi per un miracolo alla morte nel rogo dell'azienda tedesca. La cosa grave è che si continua a morire ancora nello stesso modo, come è accaduto a Messina e come è accaduto in molte altre situazioni, per soffocamento, cadute dall'alto. Ecco, questo forse è più inaccettabile rispetto al fenomeno in sé degli infortuni sul lavoro. Le vittime della ThyssenKrupp erano tutti giovani. Le famiglie che oggi appunto si incontrano anche per la commemorazione al cimitero monumentale di Torino continuano ad essere attive su questo fronte, c'è rassegnazione rispetto anche alle sentenze. Qual è, voglio dire, il sentimento che alla fine rimane e permane dopo una vicenda di tale gravità? I familiari sono diventati, secondo me, motore di iniziative e quindi anche un motore che ha continuamente sollecitato le istituzioni, a migliorare e a migliorarsi. Sulla sentenza, ecco, quello che dicevo è che questa mancata applicazione di una parte della stessa è ovvio che è una grande delusione e lo ritengono una sorta di tradimento rispetto a una sentenza che ovviamente con le pene che erano state ridotte dal primo grado all'appello aveva già dato uno scossone importante anche all'importanza piena della sentenza in sé. E come dicevo, l'inapplicazione di una parte
dolore già un dolore che non che si aggiunge ad un dolore che non terminerà mai. Così Antonio Boccuzzi, ora deputato del Partito Democratico, allora un operaio proprio della ThyssenKrupp, si è fortunatamente salvato e continua a raccontare, a portare viva la memoria dei suoi colleghi e di quel tragico 6 dicembre, appunto di 9 anni fa. Parlavamo, abbiamo sentito anche di questa commemorazione, questa mattina appunto c'è stata una commemorazione al cimitero monumentale di Torino, parlano di una giustizia a metà e chiedono anche l'estradizione per i dirigenti tedeschi, perché devono essere processati in Italia e pagare per quello che hanno fatto. Sono appunto i familiari dei 7 operai morti nel rogo delle acciaierie Thyssen. Ad esempio c'è Laura Rodinò, che era la sorella appunto di Rosario, una delle 7 vittime, dice: un appello alla giustizia, non è giusto che non sia stata chiesta l'estradizione per i colpevoli tedeschi che sono ancora appunto liberi di fare quello che vogliono. Al telefono ci ha raggiunto il prossimo ospite, che ringrazio e saluto, è Carlo Soricelli, presidente dell'Osservatorio Indipendente di Bologna sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Buon pomeriggio. Anche voi. Allora, noi l'abbiamo interpellata perché, se non sbaglio, lei aprì proprio questo osservatorio, iniziò la triste quotidiana conta dei morti sul lavoro proprio in virtù, no, della strage alla Thyssen. Sì, sì, è così. Sì, 20 giorni dopo, il 1 gennaio 2008, ho aperto l'osservatorio. Quindi diciamo che quella strage possiamo considerare una sorta di anno zero, no? Anche come impatto, no? Anche nell'opinione pubblica. Sì, per me sì, da metà meccanico in pensione, appena andato in pensione, mi ha colpito moltissimo. Io ho visto già allora che il mondo del lavoro era stato completamente abbandonato dalla politica, come oggi del resto. Eh sì, delle morti sul lavoro, no? Poi lei che in qualche modo le osserva con questo appunto osservatorio, si vedono, è anche difficile, no? Reperire informazioni, molto spesso nei quotidiani vengono in qualche modo relegate, no? Nelle notizie brevi delle cronache locali, molto spesso. No, i morti sul lavoro, gli infortuni sono praticamente assenti dal dibattito politico e dal Parlamento, e questo perché purtroppo in Parlamento non ci sono operai, c'è Boccuzzi, ma comunque preferisco non parlarne, e quindi è stato rimosso, insomma, dalla politica. Il mondo del lavoro è completamente abbandonato, ecco. Quindi non c'è neanche, lei dice, la volontà politica di poter aprire. Ma anche assolutamente, perché, come dico, in Parlamento non ci sono lavoratori, e quindi, non essendoci lavoratori, è pieno di lobby che fanno avvocati, medici, politici di lungo corso, e il mondo del lavoro praticamente è fuori. Senta Soricelli, lei ha anche deciso di scrivere allora direttamente, diciamo, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere proprio questo. Cosa le chiede in questa lettera? Ma chiedo che almeno lui, che almeno il nostro Presidente, che ha la mia massima stima, come l'aveva il Presidente Napolitano, perché il Presidente Napolitano è attaccato adesso da tutti quanti, però se io da curatore dell'Osservatorio Indipendente di Bologna posso dire che è stato molto molto attento a questo fenomeno e ha fatto tutto il possibile per cercare di esternarlo e di farlo comprendere a tutti, alla politica soprattutto, che se ne frega, ecco. A sensibilizzare un po' tutti. Soricelli, sì. Si chiude una settimana questa, la scorsa, nera, no? Nerissima per il, sì, mondo del lavoro italiano, sì. Infatti dopo la strage di Messina di martedì, con i 3 operai morti appunto per le esalazioni di carburante da una cisterna che stavano pulendo, no? Sulla nave Sansovino, il suo osservatorio ha contato
stato, se non sbaglio, altre 15 vittime, alcune delle quali giovanissime, parliamo della scorsa, fino alla scorsa settimana. È una domanda ovviamente retorica, come si ferma questa strage quotidiana e soprattutto oltre, diciamo, la politica, cosa si può fare in qualche modo, no, per rendere sicuri, sembra una parola, no, astrusa e anche fuori contesto, insomma, chi lavora deve ritornare a casa, non c'è niente da fare. Ma ci sono due punti che sono fondamentali, che ho individuato in questi anni. Allora, prima di tutto essere consapevoli dei pericoli che si corrono mentre si lavora, perché questo è fondamentale. Questo si fa solo con una campagna informativa mirata nei luoghi di lavoro, all'interno dei luoghi, sui luoghi di lavoro. Si pensa che ecco, da quando c'è insediato il governo Renzi, io ho fatto i conti perché ormai è finita, no? Sì. Questa esperienza, sono morti più di 400 agricoltori schiacciati da trattori. Sì, io ho mandato email tutti, prima che ci fosse strage, ormai ho acquisito questa esperienza qua, e quindi so come si svolgono praticamente queste tragedie ogni anno. Posso anche individuare, le dico, che le stragi, quanto più o meno si possono verificare le stragi collettive. Non so dove, non so come, non so quando, però solitamente ce ne sono 3 o 4 all'anno. Quest'anno ero abbastanza contento perché non avevo visto i particolarmente, poi si è verificato quello di Messina. Il fatto di Messina. Quindi volevo dire a un agricoltore, se è un familiare, e questo dovrebbe occuparsi nella politica, io torno sempre lì, noi abbiamo un parlamentare, mandiamo la gente lì apposta in Parlamento perché si occupi di queste cose. Certo. E io penso che la vita di chi lavora sia l'aspetto più importante che ci sia. Allora, se il Parlamento non se ne occupa, se ne frega la politica, non si fa niente. Allora bastava, hanno notificato tutto, no? In questo tempo, no? Il presidente moderno, no? Che ci fa sentire, evento dappertutto, non una volta che ha speso una parola contro queste tragedie. Il ministro Martina, perché io devo dire, perché c'ho l'amarezza e c'ho anche la rabbia, il ministro Martina praticamente ha preferito polemizzare 2 anni fa, perché sul Manifesto aveva pubblicato una mia lettera dove dicevo che non faceva quello che doveva fare il ministro, perché il ministro dovrebbe, se gli arrivano le notizie che sono morti, sta morendo tanti da trattori, io l'ho avvertito, sia lui che Poletti e Renzi alle segretarie, ho mandato di mail a febbraio, appena si era insediato la prima volta, che a breve sarebbe ricominciata la strage di agricoltori schiacciati da trattore, di fare qualcosa, ignorata completamente. Quindi io, come cittadino, ma insomma, è possibile che devono parlare solo il palazzo e non prendono in nessuna considerazione? Io ho ben studiato di mail tutti quanti, non faccio i nomi dei politici perché lei guardi tutti, certo, tutti quelli che ci sono, diciamo, non ci sono mai degnato una volta di rispondere. Quindi volevo dire, e io faccio un lavoro serio, assolutamente, no, il suo lavoro è un lavoro assolutamente un lavoro anche prezioso, e quindi salutandola le chiedo ovviamente anche di continuare, perché ovviamente qualcuno che riesce in qualche modo a mappare, quindi a sensibilizzare anche all'opinione pubblica, è durissima, ci credo. Sentire le istituzioni, tu che credi di dare un contributo ai cittadini, sai cosa hanno fatto? La cosa più inquietante è quella che oltre che cercate che ignorate e far finta che non esiste, sanno bene che esiste, perché gli arrivano le email, le vedono, le guardano, cioè, praticamente il tentativo anche di isolarti, e lì la cosa ancora, isolarti in altri ambiti, non gli dico quali, perché non voglio fargli pubblicità, ecco, è quello di isolarti. Quindi il politico anche locale, che ti vede, un amministratore locale, però sa che prende queste posizioni, che io non ho mai guardato in faccia a nessuno, quando c'era Berlusconi, attaccato Berlusconi, con D'Alema ancora prima, D'Alema. Tutti quanti. Insomma, e quindi bisogna però, ripeto, continuare e perseverare, perché se ci sono questi atteggiamenti vuol dire che il lavoro che sta facendo è un lavoro fatto bene. Io la devo salutare e la ringrazio, Carlo Soricelli. Grazie, prego, davvero. Grazie a voi. Presidente dell'Osservatorio Indipendente, appunto, di Bologna sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che ci raccontava appunto una strage praticamente quotidiana. Lo diciamo in questa radio, praticamente la regola del 3, cioè i 3 morti quotidiani sul lavoro, è la media, poi se facciamo il conto totale ogni anno, purtroppo si sta rispettando anche per questo anno. Noi torniamo a parlare, lo stiamo facendo dalle 16.